Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi mostro cosa mangio in un giorno. E voi vi chiederete, ma come mai sei in macchina Alice se in realtà dovrebbe essere un video casalingo? Perché sto andando a fare colazione con mia mamma, special guest. Ciao. Bene, quindi ora andiamo a fare colazione. Mi raccomando però, prima di andare avanti a vedere il video, andate a seguirmi su Instagram e se vi va anche su TikTok. Comunque iscrivetevi al canale e lasciatemi tanti commentini. Benissimo, quindi noi ci rivediamo al bar. Ovviamente c'è anche Simba, non ce lo dimentichiamo, viene anche lui, però lui non le mangia le cose, ecco. Io ho preso un cappuccino e brioche al cioccolato e mia mamma cappuccino e brioche con la marmellata. Buon appetito! Bene, è arrivata l'ora di pranzo, siamo qua sfornelliamo, in realtà ora iniziamo, e vogliamo mangiare questi straccetti che non li ho mai provati, sono della Garden Gourmet di soia, gusto e veggie, ricco in proteine e ricco in fibre. Ah, per chi non lo sapesse, che magari è capitato su questi canali, sono vegetariana, quindi in questo video non vedrete né carne né pesce. Facciamo questi straccetti semplici in padella e poi dei pomodori pochino, molto buoni. Quindi ora prepariamo tutto, poi qua abbiamo vari formaggi, varie cose, non si sa mai. E il pane che si sta scaldando in microonde. Quindi ci vediamo a piatto pronto. Ecco qua, ho messo solo un po' d'olio in padella e ora via! Sono già praticamente precotti. La sinistra è difficilissimo, ma eccoli qua, vanno praticamente solo scaldati. Mi ispirano, sembrano un pollo vederli. Qua ci sono in preparazione i pomodorini. Pacchino. Ci tiene a sottolineare. Il pane che ha finito. Ecco qua. E via. Ora mi taglio anche un pezzettino di questa toma al peperoncino che mi ispira parecchio. Ecco qua il piattino pronto. Pomodorini, straccetti, formaggio, pane, altri mille formaggi. E si mangia. Vi faccio sapere come sono gli straccetti, che è la prima volta che li prendo di questa marca. Ragazzi, gli straccetti sono fantastici, veramente buonissimi. Anche se non siete vegetariani, secondo me per provare, provateli se avete un'esselunga vicino, perché sono pazzeschi. Alla fine mi sgranocchio anche un po' di sedano. Quanto è buono il sedano! Stavate per dire, ma come, non mette la sua clip scema dove mangiucchia? Certo! E per finire mangio uno di questi kiwi, che sono quelli gialli dentro, sono dolcissimi e buonissimi. Dal video non rende tanto, ma vi assicuro che sono veramente gialli. Niamete. Bene, è arrivata l'ora di fare mia merenda e mia mamma mi ha tirato fuori questa della Milka, che ha dentro il caramello e l'arachidi. Insomma, non posso non provarla, quindi mangerò un po' di questa e poi mi farò un caffè con la macchinetta, questa qua, lavazza intensità, no, altrimenti mi addormento e non è il caso. Ecco qua. Quindi buona merenda a me, vi faccio sapere com'è. La cioccolata è buona, buonissima. Tra l'altro volevo dirvi che ho messo questo rossetto, che è quello della Maybelline, la tinta labbra che vi faccio vedere sempre. Ho mangiato tutte le cose che avete visto, non l'ho mai ritoccato, è ancora super intatto, quindi io veramente vi dico sempre che è il mio preferito, costa poco per essere un rossetto così a lunga tenuta, ce n'è altri che costano molto di più, durano di meno. Anche quelli di Clio Makeup, che li ho provati e durano comunque di meno. E poi volevo dire anche un'altra cosa. Io ho sempre chiamato le arachidi i bagigi, ragazzi, sì. Penso sia un dialetto veneto, friulano, non lo so. Fatemi sapere se anche voi avete un cibo particolare che chiamate in un modo diverso da tutti, ma che voi sapete cos'è. Infatti prima avevo fatto una clip e ho detto, mangio questa con i bagigi, e non mi veniva l'italiano, e poi l'ho rifatta. Niente. Comunque, stasera cena, pensavo di farvi vedere qualche ricettina cucinata, qualcosa, ma alla fine mia mamma mi ha convinto ad andare a mangiare il sushi con lei e i suoi amici, quindi probabilmente ci vedremo direttamente a cena. Io ovviamente non mangerò il sushi diciamo con il pesce, ma mi prenderò, non lo so, magari gli spaghetti di verdure, il sushi con dentro il formaggio e il cetriolo, l'avocado, insomma, qualcosina trovo, ma vi porterò con me. Dato, hai fame anche tu, va bene, anche tu, anche Jimbo. Hanno fame anche loro, va bene, adesso. Sono le 6:30 e mi è venuto voglia di un bel bicchiere di succo di arancia senza zuccheri aggiunti. Succo d'arancia con cannuccia compostabile. Dato, sì, la pappa arriva! Rompi balls! Arrivo, Dato.
Direzione sushi per cena. Comunque è arrivato l'inverno, ragazzi, ho già il piumino. Mi vedete malissimo, sono bellissima con questi riflessi. E si va al sushi, sempre special guest. Ehi là, special guest, mami. Sushi vegetariano, alghe, spaghetti cinesi, giapponesi con verdure e uova e involtini primavera di verdure con salsa teriyaki. Ho preso anche delle penne all'arrabbiata, non si sa mai. Allora, è mezzanotte e un quarto, io sono arrivata a casa, quindi direi che questo video può concludersi qui, sono stanchissima, ho anche tolto le lenti a contatto, infatti non riesco a vedermi, spero sia fuoco. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento o con un mi piace, iscrivetevi al canale così mi aiutate a crescere e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!